abbiamo giocato i primi due quarti male. Adesso chi ama dire che i giocatori si deconcentrano dirà che pensavamo di aver già vinto. Chi ama dire che i giocatori subiscono la pressione dirà che avevamo paura di vincere. Voglio dire, nella mente umana, nelle pieghe della mente umana ognuno si infila come meglio crede e come la sua sensibilità gli impone di fare. Sfido chiunque a dire che c'è una prova, un segnale che eravamo soft perché eravamo già convinti della qualificazione o perché abbiamo subito, per dire, il clima nuovo del grande entusiasmo e sentivamo la pressione di dover vincere a tutti i costi per ripagare questo pubblico straordinario. Quindi se avete una formula matematica per darmi una spiegazione in questo, allora forse troviamo il perché, ma il perché è assai poco funzionale tutto sommato. Abbiamo giocato male, abbiamo giocato in maniera morbida, noi non siamo una squadra che può difendere secondo i suoi criteri facendo 5 falli in due quarti e subendo 35 punti da una squadra che comunque ha giocato bene ma non ha avuto delle percentuali nemmeno nei primi due quarti travolgenti, ha avuto delle buone, delle discrete percentuali nella media di queste partite, un po' meglio da due, ma un po' meglio da due perché la nostra permissività gli ha concesso di fare dei tiri da dentro l'area che non avevano fatto né in gara 1 né in gara 2. Se pensate che insomma, in gara 2 hanno segnato 10 tiri da 2 in tutta la partita, capite bene la differenza rispetto a questa serata. Poi abbiamo ritrovato un pochino piano piano nel terzo quarto il ritmo, abbiamo fatto un quarto quarto direi sicuramente positivo, siamo arrivati al sorpasso, siamo arrivati a giocarci gli ultimi palloni e forse in quel momento lì in un paio di situazioni difensive per un niente ci è mancato un pizzico di cattiveria sull'ultima rotazione o sull'ultimo aiuto, cosa che invece nelle altre partite non avevamo mai sbagliato. Dispiace perché questo pubblico meritava di festeggiare oggi, mi auguro di rivederli tutti sabato perché abbiamo un'altra partita in casa, perché la regola bella e brutta a seconda dei casi dei playoff è che non esiste il passato, cioè se ci fossimo basati sul 2-0 o sulle 5 vittorie consecutive oggi dovevamo vincere, Casale ha vinto, il bello è che perché ha vinto oggi nessuno ci dice che vincerà sabato. Dipenderà molto da noi, dipenderà da come giocheremo noi, saremo capaci di ritrovare in due giorni quell'aggressività e quella dimensione difensiva prima ancora che offensiva. Per noi spesso l'attacco è figlio anche del ritmo che troviamo in difesa. Oggi non abbiamo avuto ritmo in difesa e per due quarti non abbiamo avuto ritmo in attacco. E al cospetto di una delle migliori difese del campionato, cosa che diciamo da prima che iniziasse questa serie, chiaramente il non ritmo, la prevedibilità, i troppi palleggi, i pochi passaggi, le situazioni di pick and roll quasi sempre statico e mai dinamico, i pochi ribaltamenti, insomma, e le letture non sempre sufficienti sulle loro scelte hanno complicato notevolmente la cosa. Però adesso, voglio dire, se ci mettiamo lì con la testa bassa a pensare all'occasione persa, perdiamo anche la prossima di occasione. Invece no, perché giochiamo qui, perché per quanto loro abbiano vinto, la serie è sempre 2-1 per noi. Noi abbiamo due partite per vincerne una, loro non possono perdere mai, ma non guardiamo, come ho detto prima della partita, a orizzonti troppo lontani. Stavamo già tutti decidendo se era meglio Brescia o Torino. Invece pensiamo che forse è meglio pensare a Casale. Loro non sono mai passati a zona dall'inizio dell'azione, cioè non abbiamo mai attaccato la zona. Loro su alcuni giochi nostri, su alcune chiamate nostre passavano a zona dopo la chiamata, dopo il primo passaggio, il secondo passaggio, quindi ci concedevano un basso numero di secondi e con uno schieramento fuori da quello abituale, quindi diciamo che il passaggio a zona è stato un passaggio spot episodico che sicuramente nelle occasioni in cui si è verificato ci ha messo un po' in difficoltà perché non eravamo pronti a trasformare immediatamente lo schieramento e la situazione in un attacco alla zona, questo sì, però non è stata la situazione nella quale
Casale si è messo per 5 minuti a zona fissa, nella quale noi potevamo giocare come abitualmente magari facciamo. Magari avremmo fatto difficoltà lo stesso, non lo so, però voglio dire, non c'è mai stata questa situazione. Per cui sicuramente in quel momento lì è stata una scelta che ci ha ulteriormente interrotto il ritmo, questo sicuramente sì. È chiaro che quando i primi due quarti fai 6 su 24 dal campo, 2 su 10 da 2 e 4 su 14, 2 su 10 da 3 e 4 su 14 da 2, io credo che qualsiasi difesa ci avrebbe messo in difficoltà oggettivamente, perché non vedevamo mai il canestro. Per cui niente, dobbiamo metterci lì, abbiamo due giorni, preparare la prossima partita e cambiare atteggiamento, entrare con gli occhi diversi con quelli che abbiamo avuto a Casale e senza la frenesia, la pressione, l'angoscia di pensare che ci sia qualcosa di negativo pronto dietro l'angolo. Abbiamo perso una partita, benissimo. Ne abbiamo vinte due prima, siamo sempre avanti noi, pensiamo a giocare la prossima, che mi sembra l'unico modo per provare ad arrivare a questa finale. Qualche volta uno va con leggerezza e mette la mano per prendere una cosa pensando di averla provata di mano e non trova niente o trova qualcosa di negativo o di peggiore. Noi oggi abbiamo cercato di afferrare una finale senza avere gli occhi sulla finale. Ecco, dobbiamo riportare lo sguardo su quello che vogliamo prendere.